Buonasera amici sportivi di Teleiride, buonasera da Fabio Ferri e bentornati a T-Sport, il consueto appuntamento con l'informazione della regione toscana e della provincia di Firenze per quanto riguarda appunto il mondo sportivo. Oggi apriamo parlando di calcio con la Fiorentina che ieri sera è stata eliminata dall'Europa League con un 2-0 nella gara di ritorno del Franchi, 2-0 in questa gara di ritorno di semifinale che dunque ha visto il Siviglia imporsi con un punteggio complessivo di 5-0, considerando anche il risultato dell'andata dei 3-0. Tante le polemiche in seguito alla partita, e polemico anche è apparso il mister della Fiorentina, Vincenzo Montella, che insomma non ha gradito troppo le lamentele del pubblico, soprattutto i fischi del pubblico nei confronti di una squadra che secondo lui ha dato tutto. Noi ripartiamo proprio da qua, proprio dalle parole di Vincenzo Montella. Mi è permesso che si può applaudire all'avversario, sono stati più bravi, è un grande segno di sportività se è stato così. Credo che questa squadra. Allora, i fischi li accetto, li prendo, ma con grandissima serenità, veramente. Ma al contempo posso anche dire la mia. Sono l'allenatore della squadra, sono un allenatore di un gruppo, sono allenatore di uomini che auguro a me stesso di trovare in futuro e auguro alla Fiorentina e ai propri tifosi di trovarne in futuro. In tutto il percorso. Questi grandi uomini hanno dimostrato grande orgoglio oggi e hanno dato il 100% in relazione a quelle che potevano dare oggi. Quindi credo che questo gruppo, questa squadra, questo percorso abbia dato di più ai tifosi di quanto abbia ricevuto, perché non ci meritavamo di essere derisi, i giocatori non meritavano di essere derisi in campo, perché a tratti mi sembrava veramente di sognare durante la partita e credo che la tifoseria abbia perso una buona occasione per capire la propria dimensione, perché siamo in semifinale di Europa League, tanti anni che la Fiorentina non c'era di rado e non hanno riconosciuto gli sforzi fatti in questo percorso al gruppo e ai calciatori che erano in campo questa sera. Fermo restando che mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma lo dico con grande serenità, è giusto che i tifosi fischino, è giusto anche che qualcuno possa dire qualcosa nel massimo rispetto, ripeto, nel massimo rispetto che c'è da parte mia, però io mi auguro veramente di avere ancora uomini in futuro come questi e di allenare e lo auguro anche alla Fiorentina, francamente. Ecco, però sentivo prima che dicevi in diretta alla televisione che stasera qualche giocatore importante sarà perso dalla Fiorentina, se non ho capito male prima. Tu hai detto questo in Come? diretta. Tu prima hai detto probabilmente qualche giocatore. La Sì, i giocatori Fiorentina sono delusi, sono amareggiati per la sconfitta e sono amareggiati per il trattamento. Quindi E poi sono qualcuno. amareggiati perché lo sono anch'io, perché si deve capire la dimensione delle cose. Ieri sera, l'altro ieri sera, il Bayern Monaco che ha un bilancio che per il secondo anno consecutivo perde 4-0 e fuori dalla Champions di una semifinale dopo 10 minuti vengono applauditi e noi siamo ancora indietro. Io credo che la squadra abbia dato tutto, poi si può essere d'accordo o meno, ma questo è un punto di vista. Però i calciatori valutano, qualche calciatore. No, ma no, questo è un discorso generale. No, no, sì, è un discorso generale, ma ci sta, se avessi, vabbè, ci sta, tutto qua. Oggi, soprattutto stasera, mi auguro di domani no. Volevo capire che cosa è successo con Gomez a bordo campo. Non abbiamo capito, abbiamo visto il giocatore che si è fermato totalmente durante il riscaldamento. Se ci può spiegare perché non abbiamo capito. Grazie. No, credo che avevo intenzione di metterlo, poi dopo c'era qualche centrocampista che era in difficoltà fisica e gli ho mandato a dire che non l'avrei fatto entrare e quindi poteva fermarsi, quindi per rispetto verso il calciatore, verso anche l'età che c'ha, insomma, invece ero abbastanza lucido e sono riuscito a fare questo pensiero, che di solito non capita sempre durante la partita, a volte i giocatori si arrabbiano, lo ero anch'io quando un allenatore cambia idea e non glielo comunica, quindi ero solo per questo. Senti, credo è un giudizio personale, Ilicic migliora in campo, quella Ola un po' ha presa di giro prima del rigore, è quello l'episodio secondo te che ha dato più noia? E ti chiedo come si arriva a un momento del genere, troppe aspettative, un problema di Ma io comunicazione? credo che, non lo so, credo che si abbia perso la dimensione, tutto qua, si perde l'equilibrio. Si perde l'equilibrio nelle vittorie e si perde l'equilibrio nelle sconfitte. A volte è più difficile mantenere l'equilibrio nelle vittorie. Evidentemente ci hanno fatto male
po' a tutti qualche vittoria importante. Tu in più un'occasione hai detto che forse tutti noi avevamo sottovalutato, e questa squadra era al terzo anno e quindi i giocatori non avevano l'età di quando sei arrivato. Hai detto in più di un'occasione dovevi fare molta turnazione perché il gruppo titolare non era giovane, credo intorno ai 30 anni tu avessi detto come età media. Stasera finisce un ciclo di questa Fiorentina, di questo gruppo? Ma i cicli iniziano, ammesso che ci sia stato, no? Perché qualcuno pretende o vorrebbe ancora di più, me compreso, ma no, dico ciclo inteso. Sì, no, dico, ma i cicli a volte finiscono, ma se ne aprono altri più grandi. E quindi mi auguro di avere un ciclo più grande di quello fatto fino adesso. Di ecco. Riaprire, no? Di aprire un ciclo più grande. L'amarezza c'è, ma però non possiamo rimproverarci nulla in questa partita, forse nell'andata, ma non è che la partita l'abbiamo sbagliata in termini temperamentali o comportamentali o di personalità, non l'abbiamo sbagliata in questo senso le partite. Io credo che accetto la sconfitta, io credo di non essere un vincente probabilmente, ma so perdere e bisognerebbe saper perdere tutti. E soprattutto quando non si riesce a vincere. E quindi per quanto riguarda il futuro, quel mio unico pensiero veramente è quello di andare a letto e cercare di dormire. Non so se ce la farò, mi auguro che domani di avere pensieri più distesi, che potrebbero essere lo stesso quelli di stasera. Se ci dà, il mio pensiero lo conosce da 3 mesi, le mie valutazioni le conosce da 3 mesi, c'è nulla di nuovo da dire. C'è da dire che bisogna pensare a lunedì e consolidare questo quinto posto, che sarebbe irresponsabile, ma soprattutto verso noi stessi, non portare a termine. E allora l'abbiamo sentito Montella, che ha parlato anche delle riflessioni inevitabili da fare per il futuro. Capiremo se Montella sarà l'allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione, ma ovviamente per adesso c'è da concentrarsi su lunedì, giornata di campionato infatti per la Fiorentina, che affronterà alle ore 19 allo stadio Artemio Franchi il Parma, ultimo in classifica, ma squadra che ha dimostrato insomma di esserci ancora. Per quanto riguarda la giornata 36 di Serie A, però, non dimentichiamo anche l'appuntamento di domenica 17 maggio con l'Empoli, che sarà impegnato alle 3 sul campo dell'Hellas Verona. Andiamo avanti e parliamo adesso del terzo trofeo Figros Coppa Teleiride, una manifestazione ciclistica che ci vede particolarmente vicini, visto che appunto porta il nome anche della nostra emittente, una manifestazione ciclistica che arriverà il 7 giugno qua nelle terre del Mugello e che oggi è stata presentata nella villa d'Acquapanna. Con Paolo Recati, tra gli organizzatori della corsa, coordinatore insomma di questo terzo trofeo Figros Coppa Teleiride, una competizione che è cresciuta nel corso degli anni. Sicuramente siamo partiti con la prima gara Juniores, l'anno scorso dilettanti Under 23, quest'anno riproponiamo, visto che l'interesse per questa gara sta crescendo. E quindi anche per quest'anno facciamo la terza edizione. Noi siamo rimasti, diciamo, anche un po' spiazzati, perché abbiamo ad oggi circa 270 iscritti con 30 squadre. Teniamo presente che partiranno solo 200 corridori. Sì, quest'anno diciamo proprio per visto che noi viviamo in un territorio magnifico, abbiamo preferito non fare 7 giri sul lago ma farne 5, poi diciamo in partenza passeremo anche dentro Barberino, poi 5 giri di lago, Cafaggiolo, Scarperia, Sant'Agata, Gagliano, saliamo a Panna fino a Santa Lucia, saliamo San Martino, scendiamo alle Maschere e andiamo all'arrivo. Quindi un percorso molto più tecnico e anche molto più impegnativo, con circa 140 km di percorso. L'anno scorso abbiamo fatto il primo Gran Premio della Montagna Coppa Acquapanna, quest'anno lo riproponiamo, tant'è vero che noi siamo ospiti per questa presentazione della gara nella meravigliosa villa dell'Acquapanna.
Sì, direi di sì, come squadra sicuramente la vorremmo vivere, ci stiamo preparando per fare una bella figura alla nostra manifestazione. Sarà dura perché, come dicevo, si parla di 270 iscritti, sicché tutte le squadre migliori d'Italia diventa difficile fare un nome, però mi auguro che un ragazzo dei miei sia davanti. Terzo trofeo Figros, Coppa Teleiride, insomma la famiglia Grossi non scherza e rilancia questo appuntamento che sta diventando sempre più importante, è cresciuto nel corso di tutte e tre le manifestazioni. E adesso appunto per questo terzo anno ci aspettiamo veramente il botto. Diciamo, mi sembra che il botto ci sia perché gli iscritti sono una marea, anzi un po' stanno partiti tutti, quindi ma come si era detto, noi si va avanti e si continua, ci hanno portato a questo livello, diciamo. Sì, è attesa, noi siamo contentissimi della squadra, di tutti i nostri collaboratori che stanno facendo un bel lavoro, lavorano come pazzi e fanno delle cose impensabili, quindi noi siamo molto contenti di questa cosa. Quest'anno poi il percorso è stato cambiato, è stato migliorato assai ed è una cosa eccezionale, vedrà che il pubblico quest'anno si diverte. Sì, decisamente è una bellissima occasione per mettere in mostra questo nostro territorio, meraviglioso devo dire, è ancora da scoprire molto, soprattutto per lo sviluppo turistico, e fra l'altro questo conferma che il nostro territorio è anche una meta ambita per lo sport in generale e per il ciclismo, insomma noi abbiamo anche una storia legata proprio al ciclismo, quindi ne facciamo anche un po' un vanto. Ecco. Figros che ha sempre in qualche modo investito su questo territorio, per le attività sportive soprattutto, perché credo che riconosca che in un tessuto sociale dove lo sport è importante si vive meglio, si fa meglio anche impresa, quindi grande merito perché insomma non è una cosa da tutti, quindi noi siamo molto orgogliosi e molto contenti di questo. E parliamo adesso di pallavolo femminile di Serie A1 perché arrivano due importanti novità per le squadre del nostro territorio. La Savino del Bene Volley Scandicci ha infatti ufficializzato che anche nella prossima stagione sarà presente nel suo organico Federica Stufi, il centrale fiorentino classe 1988 che insomma ha un po' conquistato tutti nel corso della stagione grazie a muri importanti, una grande abilità nelle fast ma anche a una grande simpatia e un grande senso d'appartenenza verso appunto la provincia fiorentina. Per quanto riguarda il volley però anche un'altra ex della Savino del Bene Volley Scandicci, ovvero Teresa Vanzurova, ha trovato una collocazione e fra l'altro una collocazione che le permetterà di rimanere in Toscana. Infatti Teresa Vanzurova, classe 1981, proveniente dalla Repubblica Ceca, sarà la nuova schiacciatrice del Bisonte Firenze, dunque un cambio di maglia particolare sull'asse del derby fiorentino per la giocatrice in possesso di una delle battute più forti nel campionato di Serie A1, sicuramente un martello come viene definito proprio dal addetto stampa del Bisonte Firenze e come del resto viene raccontata anche dal DS Ripasarti che ha descritto le sue qualità, che ha detto di essere stato subito molto interessato a Vanzurova, giovane, potente e soprattutto polivalente. Per quanto riguarda il volley è tutto, parliamo anche però dei Guelfi Firenze, ricordando che in questo weekend, dopo il fine settimana trascorso a riposo, la squadra di Firenze del football americano di seconda divisione affronterà gli Angels Pesaro, squadra già battuta all'andata con il risultato di 14-13, una partita difficile per i gigliati che sono privi di numerosi giocatori e anche del loro allenatore Filippo Paciaroni, ancora convalescente dopo l'operazione al crociato. Per quanto riguarda la squadra fiorentina, la qualificazione ai playoff è già arrivata, ma ovviamente vincere anche contro gli Angels, dunque mantenere l'imbattibilità che finora contraddistingue il cammino dei fiorentini, permetterebbe di puntare all'accesso diretto ai quarti dei playoff e magari anche di poter farsi vanto del fattore campo. Questo tutto quello che riguarda i Guelfi Firenze, questa anche l'ultima notizia del nostro T-Sport, ovviamente noi torneremo qua lunedì con tante notizie di sport da raccontarvi, da parte mia per il momento un arrivederci e un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride.